Vediamo come realizzare gratuitamente e in pochi minuti un certificato di fine anno per i nostri alunni. L'applicazione di cui vi parlerò oggi si chiama Certifier.me. Se digitiamo Certifier.me sulla barra di ricerca di Google, questo è il primo risultato che ci viene restituito, Certifier Certificate Maker. Ci clicchiamo sopra per essere reindirizzati alla home page. Clicchiamo quindi in alto a destra su Get Started per creare il nostro account. Possiamo crearlo anche utilizzando l'account di Google. Io ho già un mio account, quindi effettuo l'accesso. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la nostra pagina di lavoro, la nostra dashboard. Il procedimento di creazione dei certificati è molto semplice, è spiegato anche nella dashboard. Prima di tutto dobbiamo creare un design per il nostro certificato. Dobbiamo poi creare un gruppo a cui verrà spedito il nostro certificato. E infine non ci resta che condividere via mail il nostro certificato. Con il piano gratuito possiamo spedire 50 certificati al mese, quindi per chi ha una classe sarà più che sufficiente. Come prima cosa andiamo quindi a creare il design. Clicchiamo qua e veniamo reindirizzati alla sezione dedicata ai template. Qui non ci resta che scegliere il template di certificato che più ci piace. Ci clicchiamo sopra per andare quindi poi a modificarlo. Possiamo modificare qualsiasi parte del nostro certificato, non dobbiamo però modificare le parti che sono dentro le parentesi quadre, perché queste verranno generate in automatico nel momento in cui andiamo a spedire i nostri certificati. Si tratta infatti del nome dello studente che riceverà il certificato e della data di spedizione del nostro certificato. Così come anche il nome del gruppo. Tutte le altre sezioni possono essere facilmente modificate, basta infatti selezionarle. Come vedete qua in alto abbiamo un editor di testo che ci permette di cambiare lo stile, il carattere e il colore. Per modificare il mio certificato posso utilizzare anche la barra degli strumenti qui a sinistra. Posso eventualmente modificare lo sfondo caricando delle immagini direttamente dal mio computer, posso inserire degli elementi sempre caricandoli dal mio computer, posso facilmente individuare i testi da modificare. Se vado a cliccare qua su Text, compaiono le varie sezioni presenti nel certificato. Se io ci clicco sopra, vengono messe in evidenza nel certificato e quindi sono pronte per essere modificate. Mi basterà cliccare qua sulla matitina per iniziare a cambiare e personalizzare la scritta. Se vado invece a cliccare qua su Attributes, posso gestire gli attributi del mio certificato, che sono delle voci che vengono generate in automatico al momento della spedizione. Come vedete, sono attivate per impostazione di default la data di spedizione, il nome dello studente che riceverà l'attestato e il nome del gruppo, che presumibilmente sarà il nome della mia classe. Posso, volendo, attivare anche altri attributi come il nome della persona che spedisce il certificato, quindi in questo caso l'insegnante, così come la mia mail, oppure interessante può essere anche l'idea di attivare il numero identificativo del certificato che personalizzerà ancora di più il documento. Se poi clicco qua invece su Document, ho la possibilità di cambiare l'orientamento dell'attestato che può essere orizzontale, quindi landscape, oppure in formato ritratto verticale. L'orientamento però dipende ovviamente anche dal tipo di modello di certificato che andiamo a scegliere. Una volta apportate le varie modifiche, devo ricordarmi di dare un nome al mio certificato, qua in alto a destra. Assegnato il nome, posso quindi salvare il mio design cliccando su Save Design. Devo quindi creare il gruppo a cui verrà spedito il certificato. Clicco quindi su Create Group. Do un nome al mio gruppo, esempio Quinta B. Come vedete, il certificato che ho modificato è già stato assegnato al gruppo. Qua abbiamo l'email template. Questa voce però nel piano gratuito non può essere modificata. Si tratta dell'email che riceveranno i ragazzi, l'email con il link per poi poter scaricare il loro attestato.
Bene, una volta inseriti i dati richiesti, clicco quindi su Create e vado ad aggiungere i cosiddetti recipienti, che sono i dati dei ragazzi che dovranno ricevere l'attestato. Clicco quindi su Add Recipients. Posso scegliere se caricare i dati degli studenti con un foglio Excel. Certifier mi fornirà un modello già pronto ad essere riempito, che poi dovrò ricaricare sull'applicazione. Oppure posso aggiungerli manualmente ad uno, che è quello che faremo adesso. Clicco quindi sulla seconda opzione e clicco anche sulla terza opzione dove confermo di avere il consenso per utilizzare i dati personali degli studenti. Clicco quindi su Add Recipients. Aggiungere gli studenti manualmente è molto semplice. Devo semplicemente cliccare qua su Add Recipients. Inserire il nome dello studente e inserire quindi la sua mail. Vado quindi a spuntare qua a destra, a cliccare sulla spunta per salvare lo studente inserito, posso sempre modificarlo e eliminarlo e posso aggiungere gli altri studenti fino a un numero massimo di 50 cliccando sempre qua in alto a sinistra su Add Recipient. Bene, adesso è praticamente tutto pronto per spedire il mio attestato. Posso cliccare qua in alto a destra per vedere un'anteprima. Questo è l'attestato che riceveranno i ragazzi. Posso sempre vedere un'anteprima. Questa a fianco è la mail che riceveranno con il link per scaricare il certificato. A questo punto non devo fare altro che cliccare in alto a destra su Save and Publish e i certificati verranno in automatico inviati ai miei studenti.